Un'occasione, la mostra che è stata allestita nello spazio del refettorio, importante per la nostra città. Un percorso condiviso anche negli anni trascorsi con l'azienda ASL, con il Dipartimento delle Patologie e delle Dipendenze. Una mostra però che non è solo mostra. Nei giorni che avremo a disposizione, ci sarà la possibilità di avvicinarsi a questo spazio e affiancati da, specialisti, da formatori. Si potrà avere la consapevolezza di quello che è il rischio del gioco, quelle che sono le conseguenze se ci si avvicina con leggerezza. Importante è difatti il motto che lega la mostra, che è Fate il nostro gioco. Perché questo? Perché è importante. Sicuramente comprendere quelli che sono i pericoli, comprendere quelli che sono i rischi ai quali una persona può andare incontro e soprattutto una cosa che rimane come punto fermo. Spesso quando una persona cade nella patologia del gioco non è sola, ma si trascina completamente una famiglia e quindi essere allertati ed essere avvisati è importante ed è un messaggio che l'amministrazione comunale intende portare avanti assieme alla collaborazione con l'azienda ASL. Sono quasi 1.300 i cittadini, anche minori, anche studenti, che si sono iscritti in questo percorso di conoscenza, di avvicinamento al laboratorio e soprattutto di consapevolezza. Un percorso importante che permetterà davvero a tutti i nostri cittadini di comprendere quelli che sono i rischi del gioco. Parlare di prevenzione in un momento, di fronte a una patologia come questa è essenziale, perché è uno degli strumenti maggiori che abbiamo a disposizione. Uscirne è possibile, anche se molto difficile e complesso, e fortunatamente i percorsi di cura esistono. Di fatto però la prevenzione che vada a raggiungere anche le nostre scuole, i bambini, i ragazzi, è una vera prevenzione perché sono loro che ci fanno smettere di fumare, noi adulti, perché si domandano e dicono: ma perché fai questa cosa che a scuola hanno detto che fa male? Hanno questo approccio semplice e però molto efficace per noi adulti, per cui informarli anche di questi rischi, da un lato tutela loro, li mette al riparo e dall'altro è sicuramente un'azione a catena che va a diffondere quella che è una possibilità di affrontare, ecco, questo problema. È una piaga, è molto diffuso, più di quello che possiamo immaginare, in quanto c'è un sommerso, avvolto da stigma, da vergogna, da nascondimento. Avviene nell'ambiente dove c'è magari della solitudine, già del disagio sociale, anche se non sempre. E quando un membro si ammala tutta la famiglia, perché le ricadute, come per le patologie gravi di cui la sanità si occupa, anche in questo caso abbracciano tutti i membri, sono meno le risorse che hanno a disposizione per le esperienze sane, quelle che fanno crescere, e non ci sono più soldi, ci sono debiti, ci sono quindi problemi drammatici da affrontare e tutta la famiglia quindi va coinvolta, soprattutto nel trovare il coraggio e la forza per affrontare questo problema e sapere che una via c'è e che chiedere aiuto in questo campo vuol dire anche riuscire a trovarlo.